Ride 4 con Yamaha R1 del 2004, un modello che mi piace particolarmente tanto, la linea che mi piace particolarmente tanto, uscita di serie con questa marmitta, con queste due marmitte sotto il codone centrale. Ecco, questo modello aveva questa particolarità qui, che aveva le due marmitte sotto il codone centrale, stile MotoGP, moto da pista, al contrario del primissimo modello di R1, l'Escape del 98, che aveva la marmitta con il finalino laterale, e anche i modelli successivi ripresero ad uscire con la marmitta laterale. Questa invece ce l'aveva centrale. Particolarità di questo modello qui, di questa moto R1000, che ho truccato quanto ho potuto, diciamo quasi al massimo, 240 230 cavalli tutti, me li segna. Può salire poco di più perché gli ho fatto tutto. Vediamo che lavori fa in pista. Questa moto ce l'ho fatta a truccarla, altre no, perché i soldi sono sempre pochi, perché questo è un gioco, diciamo, stile RPG, che va livellato, va, ci vuole il suo tempo per fare le cose. Questa moto ce l'ho fatta a farla quasi al massimo, le altre ci vuole tempo, devi giocare, e comunque va bene così, diciamo, pista a caso, parecchio dritta, parecchio larga, va bene così. Giocherò questa moto in due piste, una in prima persona ed una in terza persona. Le ho levate più UD possibili. Ho preso questa gara libera per non essere disturbato dagli altri, volevo essere da solo per provare un po' la moto in santa pace, senza gareggiare con altri 8-9 piloti CPU che siano, tra virgolette, invadenti, ma volevo essere un po' libero, e questa è la modalità più libera che c'è. Vediamo, gli ho levato gli specchi, gli specchietti, la targa proprio da pista, e questa è la visuale in cui giocherò. Via, diciamo che ho levato più di possibile, e a levargli anche quella mappettina a sinistra, che però qui si va su, si vola, stare uno qui anche di terza, si vola, perché il 1000 salza anche di terza, al contrario del 600. Le 600 si alzano di prima, si alzano bene di prima, vanno bene, vanno forte. Le 600 di prima le butti su, se spalanchi, quando spalanchi il 1000 anche di terza, il 1000 anche di terza, e qui è così, lavori pasta 1000. Fa dei lavori che andrebbe forte, però se tocchi l'erba ti fai male. Quindi vediamo, qui c'è sparizioni con calma, perché questo gioco è parecchio di misto, non è che puoi fare come ti pare, cioè quando vedi la dritta, più che altro con questa mappa sai dove è la dritta, senza non vedevo niente. E sì, che se c'è una curva a schiaffo dopo non te la segna, te la prendi in tasca, qui almeno la vedi, sai, se c'è prima ti prepari, cioè se c'è una dritta come questa che mi capita ora, poi tira, sfrutti la moto, sei un po' libero, strada larga, e lavori fast R1 quanto tocca. Ecco, però mi segna subito, non è proprio una pista liberissima, se c'è strada andrebbe forte, però c'è parecchio misto, c'è il freno, curve, poi c'è dritta moderata, però se apri ti fa così, ti fa 40, e qui in questa pista ti devi fermare, se non ti vuoi appiccicare. Per il resto scali, la moto va su, dosi di gas a metà,
metà. Si vola. Rimetà perché un po' fa come ti pare. Tocchi l'erba, non sei del gatto, se tocchi l'erba in questo gioco sei del gatto. Diamo un rombo questa marmita la corsa. Come scalcia. C'è la moto, va bene, la moto va bene. Questa non è, è parecchio di mista, non puoi spalancare, mi piacerebbe dargli manetta. Non è la pista giusta, però appena vuoi vai su, insomma, voglio dire, appena vuoi vai su. Dai, torna a coprire per terra, sennò se non voglio cantattici. Le dritte, ma qui le dritte non ci sono. Le dritte non ci sono. Non è una pista per tirare la moto a pieno questa. La moto a pieno è inutile, andrebbe a 300, sì, ma non c'è strada. C'è strada, c'è parecchio misto. Per il resto non c'è un circuito ad anello, non c'è. Circuito ad anello, come c'è in Gran Turismo, non so se c'è una pista migliore delle altre. Io non l'ho trovata. L'ho trovata. Pista tutta dritta non c'è, c'è una pista mista di cose. Pista ti porta ad andare piano, poi dove vuoi andare su. Voglio la velocità. Vuoi la velocità? La moto si lamenta, vuole andare, la moto vuole andare. La moto vuole andare, la moto andrebbe, la moto va. La moto va. La moto va. C'è la strada, la moto apre, la moto spalanca, la moto è in quinta. La scoppietta, ritorno di fiamma. La marmitta, ritorno di fiamma, sta moto è a posto, la moto è a posto. Pista ti dice di fare il bravo, una pista ti dice di fare il bravo. È meglio andare a 300 fisti in questa pista qui. È un misto come un rally questa pista qui. È un misto come un rally. Sto provando e la pista mi piace così e così. Se li allarghi però, hai capito, tocchi il bercino caschi, tocchi il bercino caschi, poi fa non ti pare, poi l'asfalto è duro, l'asfalto, l'asfalto fa male, anche se è un videogame, l'asfalto fa male. E poi per il resto non ho messo, per provare giusto la moto non ho messo un giro migliore, che tempo ho fatto non ci guardo, provavo la moto. Vai, l'ultimo giro, l'ultimo giro, questa fantastica R1 in prima persona. Il motore è cattivo,
guidatore cattivo. Motore che era da potenza, motore tenuto a freno, motore costretto costantemente a erogare la giusta velocità. La giusta velocità. Sì, freno però non basta mai, la frenata mai sempre. Sì, se voglio la penna, se voglio la penna. Se vuoi la penna, però qui non è una pista che ti dà la velocità massima. E va bene così. Dai, mi sono divertito. Torna al box. Mi sono divertito.